oggi non posso fare che non applaudire perché c'è stata una sola squadra oggi in campo. Brescia-Pisa 3-1. Partita stupenda, perfetta, a parte il gol finale che purtroppo rovina quel ben 3-0 che sarebbe potuto finire, ma va bene così. Sono 3 punti che fanno molto molto male. Molto bene ragazzi, perché questa partita era da vincere per forza. Contro un Pisa che nelle ultime partite si stava un attimo risvegliando. Quindi adesso io direi ignari di partire con le pagelle di Brescia. Partiamo da Lezzerini. Lezzerini che peccato, come ho appena detto, per il rigore, perché sennò gli avrebbero dato un clean sheet che secondo me gli avrebbe dato fiducia, perché dopo la brutta partita che ha fatto col Cosenza, la porta inviolata secondo me gli avrebbe dato un po' di fiducia. Però ragazzi, oggi non ci sono stati molti tiri da parte del Pisa, quel poco che ha fatto l'ha fatto bene. Quindi gli darei un bel 6,5. Terzino destro, Lorenzo Dijkman. Una velocità incredibile. Si mangia Beruato. Se lo mangia. Se lo mangia di brutto. Serve molti, molti palloni interessanti. Altra grandissima prestazione da riscattare assolutamente. Adesso passiamo alla difesa centrale con Andrea Cistana e Davide Adorni. Una coppia incredibile, c'è un muro abbiamo in difesa, abbiamo un muro. Adorni è rinato, Cistana è ritornato dal suo infortunio, bella prestazione dopo la brutta prestazione che purtroppo ha fatto a Catanzaro. Oggi si è rifatto dei muri ragazzi, incredibile. Cistana voto 6,5. E Adorni voto 6,5 anche lui. Terzino sinistro Alexander Yallo. Una partita incredibile. Non vorrei dire, ma secondo me oggi ha fatto forse la sua seconda miglior prestazione da quando è tornato dal suo brutto infortunio, quindi dall'inizio di questa stagione, perché ha fatto il gol con Samp e Parma. Però oggi veramente era ovunque, non si può dire niente. Partitona da parte di Yallo. Ma in realtà tutta la squadra oggi ha giocato bene, anche i sostituti che sono entrati hanno fatto tutti molto bene. E ora infatti si passa al centrocampo, formato dal nostro capitano Bisoi, Fabrizio Paghera e Michele Besaggio. Partiamo da Besaggio. Besaggio una partita incredibile, anche la sua, fa tanta legna a centrocampo, non fa passare i ragazzi niente. Serve degli ottimi palloni ragazzi. Besaggio si sta dimostrando molto utile perché fino a qualche mese fa Fabrizio Paghera, un giocatore sontuoso, non lasciava passare un pallone. Besaggio e Paghera fanno una legna a centrocampo che fa paura. Abbiamo un centrocampo che ha fatto cagare addosso il Pisa, non l'abbiamo fatto passare. Non passava niente. Tutti degli ottimi giocatori a centrocampo. Comunque Besaggio voto 6,5. Paghera voto 7. Partitone. E ora si passa a Dimitri Bisoli. Dimitri Bisoli. Una partita, una delle tante. Non riesco. Non servono due mani, non bastano due mani per contare le partite stupende che sta facendo questa stagione e che ha già fatto anche negli altri anni. Una partita incredibile. Serve, fa un tunnel al difensore del Pisa, scatta sulla fascia, mette in mezzo il pallone che segnerà il 2-0 di Bianchi o il 3-0 di Mancini. Adesso ragazzi sono un attimo confuso, ma comunque un'altra grandissima prestazione di Bisoli che trascina questo Brescia al settimo posto, a più 3 dal Cittadella che si trova in nona posizione. Senza di lui il Brescia non me lo vorrei neanche immaginare. Fino a quando ci sarà lui avremo ragazzi una certezza ed un trascinatore. Voto 8,5. E ora si passa agli attaccanti. Partiamo da Nicolas Galazzi. Non segna, si avvicina in certe occasioni al gol, ma fa anche lui oggi un'altra grandissima prestazione. Se non sbaglio, è proprio lui che serve l'assist
per il primo il gol dell'1-0 per Gabriele Mancini. C'è poco da dire, voto 7,5 per lui. E adesso si passa ai giocatori che hanno deciso questa partita: Flavio Bianchi e Gabriele Mancini. Flavio Bianchi, ovunque, con la sua velocità. Era da un po' che non segnava. Contento per lui perché nelle ultime partite stava dimostrando molto. E se lo merita, secondo me, questo gol. Ma passiamo a Gabriele Mancini. Non abbiamo Gennaro Borelli. Nessun problema. C'è Gabriele il football Mancini, che oggi fa la sua prima doppietta in bianco-azzurro. Meritatissima. Fino al 90esimo era lì, era ancora lì a correre, a sudare la maglia, a far pressione, a fare legna anche a centrocampo quando magari negli ultimi 10 minuti abbiamo subito tanto. Era lì, non faceva passare, faceva di tutto. Una partita sontuosissima. Ora passiamo ai sostituti. Partiamo da Tom Van der Looy, voto 6. Non ho visto tanto, ha toccato qualche pallone, fa il suo compitino ragazzi, quindi io direi voto 6. Mohamed Fares, stesso discorso per Van der Looy, voto 6 anche lui. Kirkil Bjarnason invece gli do un bel 6,5, perché è lui che serve l'assist per il 3-0 di Gabriele Mancini, che ormai ragazzi sancisce la vittoria del Brescia. Guardo Foglietta che torna a giocare dopo il suo infortunio al polpaccio. Dai, bella prestazione, non ha fatto, ovviamente non ha giocato tantissimo, però quel poco che ho visto ragazzi, attenzione perché secondo me Fogliata potrebbe scappargli un gol a giocare così. Andrea Papetti, voto 6, non l'ho visto moltissimo sincero, però peccato per quel rigore secondo me dubbio di Torregrossa, che l'ha battuto pure Torregrossa, maledetto te. Mi sono dimenticato ragazzi di dire il voto dell'allenatore, Rolando Maran, voto 9. E per il resto ragazzi, partita stupenda, speriamo di vederne altre così. Sempre forza Brescia. Iscrivetevi al canale, lasciate like, condividete e attivate la campanella per non perdere nessun altro video. E detto questo, seguitemi su Instagram, TikTok, AndreaBiancoAzzurroYT. E detto questo, ci vediamo, bella.